Thank <laughs> you. Allora buonasera, ciao a tutti, mi sentite? Ok, potete anche aprire l'audio, ciao. Allora, vediamo chi conosco, Diego, Claudia, poi ciao Claudia, Irene, che era Gwenda prima, è risegnata come Gwenda, ok. Francesco, che vedo due donne invece, mi sembra. Sì, ciao. Francesco, sono, sono tre. tre. Ma voi siete le mie compaesane, bravissime, sì, io piacere. sono Alessia, so, che non ci conosciamo. Ma ho scoperto di avere degli alleati qua sul territorio. Poi, allora, Rosalba, Ferdinando, un sacco di gente che non conosco, eh, poi Francesca, sì, un pochino la conosco, Matteo, Remi. Ok, sta arrivando un po' di gente. Eh, qualcuno non potrà partecipare, mi ha detto per l'orario, quindi guarderà poi la, la registrazione che troverete comunque sul mio canale YouTube. Sto arrivando anche niente. Serena che c'è il bambino piccolo e quindi mi ha detto che prova a collegarsi quando poi c'è ora della pappa scapperà. Quindi, ciao Francesca dimmi. Niente, sento. Sì. Non sento. Ma... Un cazzo, eh. non sento. <ride> allora, eh, aspetta, vediamo. Scusate. Faccio sempre le, le prove tecniche. Francesca scrive in chat sperando Sì esci e rientra. Perché spesso qualcuno non sa ancora usare Zoom, nonostante ormai siamo diventati dei campioni di Zoom. Ciao Serena. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Monica. Ciao. Ok. Benvenuti. Ciao. Allora. Benvenuti in questa serata di presentazione. Francesca, mi senti? Hai sì, detto? adesso ti oh, sento. Perfetto, scusami. Perfetto. Benvenuti in questa serata di presentazione di quello che è uno dei miei tanti corsi, un corso a cui io tengo particolarmente, che inizierà il 2 di dicembre, si concluderà il 23 di dicembre. Stasera ho pensato di... Tra virgolette, donare una parte di una formazione che ho fatto per quattro volte l'anno scorso sull'ortoterapia, un accenno in realtà di questa formazione, e quindi può essere un buon modo per introdurre quello che è questo percorso. Qui lo tengo particolarmente. Adesso aspettiamo, c'è Monica che si sta collegando, un po', altre gente. Intanto condivido lo schermo nell'attesa che arrivino tutti e poi qualcuno si introdurrà allora intanto prima aspettiamo un attimo abbiamo fatto un po' di casino <ride> allora vole... vorrei chiedervi innanzitutto da dove siete collegati quindi una cosa che mi piacerebbe fare con voi in questo momento è magari vi rinominate cioè andate a Praticamente a scrivere dove avete il vostro televisore, insomma. Faccio un po' di, eh, di conduzione rispetto alla tecnologia. Con il mouse, se andate sopra il vostro schermo, soprattutto col computer, col cellulare un po' più complesso forse, dovete andare dove ci sono quei tre puntini bianchi sul quadrato azzurro e c'è scritto Rinomina. Magari, se avete voglia, mettete da dove siete collegati. Mm? Ad esempio. Io sono Anna Lisa, naturalmente. Provo ad andare sul mio schermo, faccio rinomina. Mi piace farmi chiamare Lisa, quindi metterò solo Lisa. E poi la località da cui sono collegata, che è la ridente Carmagnola. Ok. Vediamo se riuscite. Claudia della provincia di Venezia. Poi Carmagnola con la K, Francesca, Alessia e Cristina, forse, giusto? Ok. Poi Monica Varese. Siamo già 17. Dal cellulare Serena non riesce, non ti preoccupare, Serena è Oddio, Veneto, vero? Non mi ricordo. Non importa, Rosalba addirittura da Taranto, sicuramente fa più bello a Taranto che qua. <ride> allora, poi sì, Serena e Verona, la città dell'amore Serena. Ha fatto il cenno sì, con il cuore. Insomma, Chivasso, Francesca, quindi siamo sempre Piemonte. Vabbè, Cristina la conosco da Torino, va bene così, dai, iniziamo. Io direi di iniziare così non facciamo troppo tardi, perché poi chi mi conosce sa bene che ho la tendenza a fare tante slide. Ci sono alcuni corsisti che sono disperati quando preparo le slide per i loro corsi e mi dicono di smetterla perché questa volta sono stata con un numero basso, diciamo una cinquantina, di solito arriva 90-80. Allora, orto-giardino terapeutico dell'anima, i giardini armonici. Mi piaceva molto questo, questo nome perché in natura la ricerca dell'armonia e dell'equilibrio è ciò a cui io penso si debba puntare in natura e anche dentro di sé. Chi sono io? Intanto io parlo come se voi mi conosceste, però molti di voi non mi conoscono. Io sono, sono Annalisa, Annalisa Rolfo. Mi piace farmi chiamare Lisa. Eh, di base, sono una pedagogista. Oh, sono laureata in Scienze dell'Educazione. Sono una giovane donna di quasi 46 anni. Tra poco è il mio compleanno, quindi sono graditi i regali, gli auguri. Scherzo, gli auguri. Sì. Mi piace celebrare il compleanno. Sono un sagittario ascendente eh, Capricorno. Mi sono formata eh, negli ultimi anni, in particolare, ho iniziato nel 2014 a formarmi in agricoltura sinergica. Ho fatto come tanti di noi, di voi che hanno ehm, iniziato magari ad appassionarsi all'agricoltura sinergica, alla permacultura: ho, ho fatto il classico corso base di agricoltura sinergica della scuola di Emilia Azzelip in Toscana. Il mio docente, il mio insegnante di sempre è stato uh, Antonio De Falco. E, e poi non ho più smesso, non ho più smesso, ho sempre. Eh, sono sempre stata in un orto dal 2014 in poi. Eh, io sono una, una pedagogista, un'educatrice, ho lavorato fino al 31 agosto di quest'anno in ASL a Torino per 15 anni e precedentemente, nei nove anni precedenti, ho avuto eh, tutta una serie di lavori in ambito educativo nelle cooperative sociali dove ho spaziato dall'infanzia alla psichiatria il mio primo lavoro avevo 21 anni ho lavorato un ex ospedale psichiatrico ho lavorato in ambito psicomotorio perché sono anche una psicomotricista educativa e preventiva secondo il metodo della e ho, um, Messo su eh, un sacco di progetti nell'arco del tempo, soprattutto negli ultimi anni: eh, un orto terapeutico eh, sinergico, anzi due orti terapeutici sinergici nel, negli orti urbani di Mirafiori Sud, che è un quartiere di periferia della città di Torino, e un orto che si chiama appunto Contorto, e poi eh, un progetto che. Si chiamava SOS Orto di reinserimento di persone con problemi di dipendenza all'interno di un progetto di permacultura urbana sempre a Torino. Ho scritto e eh, portato avanti come responsabile un progetto di educativa didattica all'interno delle scuole elementari di Torino attraverso eh, lo strumento dell'agricoltura sinergica e della permacultura. E quindi in tutti questi anni eh, ho potuto sperimentare l'agricoltura sinergica partendo proprio dal basso. Sono cresciuta in campagna, ho per 22 anni vissuto mezzo agli animali, ai frutteto, all'orto, ai campi, insomma, però non avevo mai fatto un orto, l'avevo sempre visto fare. Nel momento in cui Madre Terra mi ha richiamata a sé eh, e si è aperto proprio un portale e quindi mi sono detta che il mio compito nel mondo era quello di andare a vedere la bellezza nei margini, nei margini della società che però in permacultura sono considerati un elemento di profonda estrema ricchezza, perché proprio nel margine tu incontri due ecosistemi nel margine puoi trovare quindi una biodiversità pazzesca. E quindi immaginate nei margini come puoi progettare, perché hai tantissimi elementi, quindi tanti elementi, tante funzioni e quindi tanti obiettivi da poter raggiungere. Il segreto è riuscire a capire come farlo. Qua trovate Vabbè, questa è la mia icona, un bellissimo disegno che ha, fatto, ehm, che ha fatto Esmeralda, che a breve diventerà mamma per la seconda volta, e, che è un po' la mia icona, il mio canale YouTube dove verrà caricato anche questo video e qua trovate un po' tutti i miei riferimenti, un sito in costruzione che non ho ancora ma spero di avere per, come regalo di Natale, eh, la mia pagina Facebook, il mio profilo Facebook, la mia email. Il mio canale Telegram, insomma, segnali di fumo, piccioni viaggiatori, asini, in qualche modo potete raggiungermi. Allora, di che cosa parlerà? Come sarà costituito il corso di cui parliamo stasera? Uh, gli argomenti che tratteremo sono tutti giovedì sera, dalle 21 alle 23. Mm, ho pensato di, di suddividerli in quattro argomenti principali. Il primo, il 2 di dicembre orti, giardini meditativi ed energetici, poi gli orti, giardini didattici, quindi tutti quei, quegli orti più collegati alle scuole, ma anche le scuole parentali, l'homeschooling, l'outdoor education, gli orti, giardini sociali e di comunità e gli orti, giardini terapeutici. Quindi un percorso dove partiamo da quella che in permacultura viene chiamata la zona 00. Ovvero la propria interiorità, quindi come andare a progettare e qual è l'obiettivo della progettazione di un proprio giardino personale dove aumentare la propria, il proprio equilibrio, la propria energia, il proprio stato meditativo. Gli orti invece per i bambini, dove l'orto diventa uno strumento di cooperazione, di lavoro sulla cooperazione e non la competizione, il lavoro sulla socialità, l'integrazione del diverso. Immaginate l'orto come può essere all'interno di una scuola un luogo davvero di eh, insegnamento. Nell'orto possiamo imparare la matematica, possiamo imparare la mitologia legata alle piante, possiamo imparare la storia. Possiamo imparare la geometria, possiamo imparare naturalmente le scienze, possiamo imparare a um, progettare, quindi a sviluppare un pensiero che si amplia, fare una sorta di stretch. Mm? Negli orti, giardini sociali di comunità saranno presi in considerazione tutti quegli orti che permettono a un quartiere di creare socialità, tutti quegli orti che permettono a un... Um, a una comunità di eh, seguire un obiettivo comunità intesa sia come ecovillaggio che co-housing che gruppo familiare gruppo di amici oppure come un quartiere che ha voglia di ehm, riunirsi immaginate tutte quelle esperienze non so se le conoscete ma ad esempio a torino ci sono delle esperienze molto interessanti di eh, momenti in cui si, ehm, ci si organizza attorno a un orto, anche solo per fare la passata di pomodoro, si può fare il pane di, di quartiere. Qua tra di noi c'è anche Piera l'ho vista, che anche lei, ad esempio, è una persona che fa un progetto, porta avanti un progetto simile molto interessante nella parte nord di Torino. Mentre io lavoravo nella parte sud, lei lavorava nella parte nord. Adesso sto guardando se la vedevo, forse si è scollegata. Però prima c'era. Per quanto riguarda invece gli ortigiardini terapeutici, è tutto quell'aspetto molto interessante su cui io comunque ho investito negli ultimi sette anni della mia vita, e sette è sempre un numero interessante, e ehm, in cui ho cercato eh, di essere strumento di cura e di accudimento e di crescita evolutiva personale di persone in difficoltà. In particolare le persone in difficoltà di cui io mi occupavo erano tossicodipendenti, persone con problemi di alcol o giocatori d'azzardo patologici. Allora, ho parlato e ho detto una parola strana che magari non tutti conoscono. Questa parola è la parola permacultura. Allora, qua c'è una definizione, però io ve la spiego un po' semplicemente. Che cos'è la permacultura? È un metodo di progettazione. Spesso si pensa che la permacultura sia un metodo di coltivazione, e invece no. È un metodo di progettazione. In ambienti antropizzati, dove cioè è presente l'essere umano, e che permette di progettare qualsiasi ambiente dove è presente l'essere umano, in modo da ottenere il massimo del risultato col minimo dispendio di risorse. Mm? La possiamo applicare a tantissimi ambiti, all'ambito della scuola, all'ambito della finanza, all'ambito dell'agricoltura naturalmente, all'ambito dell'alimentazione, dell'utilizzo delle risorse rinnovabili. Possiamo applicarla all'ambito dell'architettura, immaginate tutte quelle costruzioni che tengono conto di materiali naturali. Insomma, la permacultura è un grande calderone all'interno della quale impariamo a progettare in un certo modo che sia più ecosostenibile. Possibile. Ciò che a me interessa, eh, però, sottolineare è che bisogna fare attenzione a non confondere l'ecologia di superficie con quella che è l'ecologia profonda. Mm? Perché okay, cos'è l'ecologia di superficie? L'ecologia di superficie è un po' quella che abbiamo imparato tutti a scuola. Non so se vi ricordate negli anni 80, eh, io vabbè, negli anni Ottanta facevo fine metà anni 80 iniziavo le medie ed era ehm, usuale eh, fare tutta una serie di lavori per imparare a differenziare. Non si differenziava a casa e si cominciava a parlare della necessità di differenziare la carta, il vetro. Mi ricordo che regalavano anche queste spilline con su scritto: sì, differenzia il vetro, eccetera. Le buone pratiche. Sicuramente una cosa necessaria, utile ancora adesso, ma che pone l'attenzione su un modus pensandi per cui l'essere umano è il padrone di questo meraviglioso ecosistema che noi chiamiamo terra. In realtà l'ecologia profonda ci porta più oltre e ci insegna a capire che l'essere umano, in una visione che non è piramidale ma è circolare, non è altro che uno dei tanti elementi che fa parte di questo ecosistema. La dignità dell'essere umano è tale, pari e uguale mh, come quella di una coccinella, di un bisonte, di un grande albero, di un filo d'erba. Il sentire e comprendere che facciamo parte di un tutt'uno è ciò che ci permette di ritrovare quella connessione che è andata perduta, ma che devo dire negli ultimi due anni proprio a causa del Covid, moltissime persone, per svariati motivi che non sta a me giudicare, ehm, hanno ritrovato. Io sono oberata di richieste, come tantissime che fanno il mio lavoro, di tornare alla natura, di gente che mi dice io ho bisogno di tornare alla natura e non so il perché. Quindi, qual è il rapporto che c'è tra la permacultura e il paesaggio, il paesaggio interiore? C'è una bella definizione, eh, mi fu eh, detta, mi sembra, da un mio maestro, Luciano Furcas o Saviana Parodi, non so, uno dei miei due maestri di permacultura che se noi dobbiamo pensare al paesaggio, dobbiamo pensare alla sensazione che ci dà ciò che vediamo, un po' come nell'infinito di Leopardi, quando lui guarda oltre la sete. E quindi quella sensazione che prova di estrema connessione con la natura. Il paesaggio è proprio riuscire a creare questa connessione tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori. Il territorio invece è quello che misuriamo. Quando facciamo una progettazione in permacultura andiamo a misurare le curve di livello, eh, le key line, tutti i termini un po' particolari che servono però per andare a fare un'analisi del territorio per fare un'ottima progettazione. Quando parliamo invece di paesaggio, è quella sensazione che ci coglie proprio al centro del cuore, dove esiste il chakra del cuore, e che ci permette di avere una sorta di ehm, spinta, Okay? Una spinta verso l'esterno, e quindi sentiamo questo bisogno di, di prenderci cura e di farci anche curare. No? La permacultura, che non è permacoltura, sta a indicare proprio una cultura permanente, ma anche la capacità di andare a creare delle buone pratiche di cura e di sacralità. Per me la parola sacro ha un significato così profondo che a volte è anche difficile esprimerlo. Ma nel momento in cui uno riesce a connettersi totalmente con la madre terra, riesce a esperire quella, quella sensazione di sacralità che rende, ehm, rende questo rapporto unico, mm. e quindi è come se l'essere umano dovesse riprendere il suo ruolo di onorare la terra su cui vive. In natura possiamo osservare tantissime forme, tantissime forme che si ripetono, che vengono chiamati pattern, cioè modelli di riferimento presenti e che si ripetono nell'arco del tempo, che sono sempre uguali. E quali sono questi pattern? Ce ne sono tantissimi. Quelli che solitamente sono più usati sono quelli qua indicati sulla sinistra, le onde. La spirale, la spirale è uno dei simboli più usati, più presenti in tutte le civiltà, quello che viene chiamato modello dendridico: che sono le ramificazioni, la forma dell'albero, il lobo che ci ricordano un po' gli esagoni di un alveare o la rete. E quello che noi osserviamo in natura, l'abbiamo poi, come essere umano, l'abbiamo preso e collocato nella progettazione di tanti ambienti di vita dell'uomo. Immaginiamo ad esempio la spirale, dove la troviamo la spirale in natura? La troviamo nella forma del guscio del delle lumache, lo troviamo nel Nautilus, lo troviamo nel movimento di una foglia quando cade c'è cioè una sorta di movimento quando scende giù da un albero, lo vediamo nel movimento dell'acqua quando crea una sorta di, di quando mh, si gira e va giù nel lavandino, lo vediamo anche nella forma delle galassie. Se qualcuno di voi ha una rosa nei capelli, lo vede anche nella forma della rosa dei capelli. Com'è il DNA? Che forma ha il DNA? Va a spirale. Ecco, il movimento a spirale è il movimento della vita, quindi tutte le forme a spirale possono suscitare in noi delle sensazioni, delle emozioni, ad esempio l'energia che entra, l'energia che esce, ci dà l'idea di una comunicazione. Le onde, le onde le vediamo nelle onde del mare, nelle forme delle colline, nelle forme che prendono le dune sotto l'azione del vento. E l'onda ci dice qualcosa che indica un andare su, un andare giù, un cambiare a livello emotivo, ma anche uno stare dentro un flusso. La forma dell'albero, con la sua ramificazione, la possiamo vedere anche nella forma di un lampo. Se voi ingrandite una retina. La retina di un occhio vista al microscopio ha la forma di un albero. Se voi guardate i bronchi dei polmoni, hanno, gli alveoli hanno una forma di ramificazione come un modello dendritico di albero. Tutto ciò che è distribuzione, che va a distribuire, ma che permane anche se una parte viene tolta. La forma del lobo, cioè, lo vediamo ne, negli alveari, no? vediamo in certi gioielli nella disposizione delle piastrelle di alcuni pavimenti e questo ci indica che ci sono eh, questo va a indicare proprio la flessibilità ma anche la forza ok Ehm um, del gruppo dei singoli elementi che messi assieme fanno il gruppo e poi abbiamo la rete che è visibile nelle ragnatele è visibile um, nelle reti che ci possono essere nelle recinzioni, anche il tessuto. Se voi osservate la vostra pelle, la pelle ha una forma di rete, hm? la pelle dei, dei serpenti, dei coccodrilli. E quindi la rete è ciò che tiene perché va a distribuire il carico ovunque e rappresenta anche la capacità di comunicare. Immaginate che nel sottosuolo esiste una rete. Che ricorda la rete internet. Ecco internet, stasera noi riusciamo a comunicare attraverso internet. Ma perché c'è in realtà una rete che è precedente a ciò che ha creato l'uomo, che nel sottosuolo è la rete delle infinite connessioni tra quelle che vengono chiamate micorizze. E che cosa sono le micorizze? Sono dei funghi simbionti che vivono a contatto, in simbiosi, con le radici degli alberi e che permettono un mutuo scambio tra i carboidrati, gli zuccheri dati dalle piante e gli enzimi, gli amminoacidi che loro possono restituire all'albero. E quindi immaginate che tutte queste forme che noi abbiamo in natura possono essere utilizzate anche nella nostra progettazione di orto. Immaginate se noi andiamo a progettare ad esempio un orto a spirale per il nostro orto meditativo. Possiamo sicuramente andare a creare una certa energia. Immaginate tutte anche le forme che sono presenti in quelle che vengono chiamate la geometria sacra, insomma, dovremmo parlarne per anni. Io sicuramente non ho. Una, non, non ho la possibilità in, questo, in questi seminari di parlare di tutte queste cose qua, ma le stesse cattedrali sono state costruite con tutta una serie di geometrie, di numeri che si ripetono per andare a creare quella che in natura è normale, cioè l'armonia. Se voi osservate i petali dei fiori, i petali, il numero dei petali di ciascun fiore si ripete. Le margherite hanno 52 petali, per cui non dovete trassare se fate mamma o non mamma, eh? <ride> perché esce sempre fuori uguale. I cosmos hanno 8 fiori e i rosoni delle chiese hanno petali a 6 fiori o a 8, a volte a 5. Insomma, osserviamo nel, nell'architettura dell'essere umano ciò che in realtà è sempre stato presente in natura. Vi farò fare un po' velocemente perché io poi parlo, parlo e il tempo passa. Un escorso veloce di quello che è il giardino del tempo, perché i giardini, gli orti non sono delle cose che ci siamo inventati adesso. In realtà, noi siamo abituati nella nostra tradizione europea agli orti domestici, è molto usuale, a meno che uno proprio viva in città, quindi non ha la possibilità, di avere un orto, tutte le famiglie. Hanno avuto, se voi pensate, ognuno di voi ha almeno un nonno, uno zio, un papà, un parente che l'orto lo fa, ok? Soprattutto se vivi magari in certi piccoli paesi dell'Italia, del centro Italia, del sud Italia. Mm? Adesso sta cominciando a sentirsi forte l'esigenza anche dell'orto sul terrazzo, l'orto sul balcone, i tetti verdi, i corridoi degli impollinatori. Già Oslo nel 2000. È... 15 mi sembra aveva portato avanti come prima città questa eh, diffusione degli orti, degli, scusate, del corridoio degli impollinatori per aumentare la presenza di impollinatori anche nelle grandi città. Ma tutto nasce più nell'antichità, i persiani, i sumeri, i babilonesi, gli egizi. Immaginate che nella tradizione di queste grandi religioni esisteva sempre un giardino nell'aldilà. L'Aldilà il Paradiso era rappresentato come un giardino armonioso, magari con piccole differenze tra una religione e l'altra, ma dove eh, il filo rosso conduttore era che il, um, i giardini del Paradiso. Del, dell'aldilà erano giardini dove c'erano eh, profumo di basilico che inebriava l'aria dove c'erano alberi ricchi di frutta immaginiamo anche il paradiso dell'eden di cui parla la Bibbia ok e questa tavoletta che vedete dei sumeri a, a destra in alto qua Mm, si va a rappresentare anche qua il giardino paradisiaco, che soprattutto è un luogo dove non, non esiste la malattia, quindi, dove è possibile assolutamente eh, essere in buona salute. Quindi, che cosa ci dice questo? Anche lo stesso Ippocrate, sapete? Scusate, sono andato indietro. Eh, lo stesso Ippocrate era, è, è stato il primo medico per eccellenza nel. Mm, nell'antichità, nell nell'antica nell Grecia. E lui sosteneva che era importantissimo per rimanere in buona salute tener conto della qualità dell'aria di tener conto della qualità dell'acqua, ecco non mi veniva in mente il, il, il nome, e, e si, dove era importantissimo quindi cercare un ambiente che fosse il più possibile in sintonia con il corpo, mm? non soltanto un ambiente dove eh, mangiare, dove bere, dove poter fare tra virgolette autoproduzione, ma dove si poteva esattamente curare il proprio corpo attraverso l'elemento naturale. Era molto usuale avere nel, negli orti babilonesi, sumeri, egizi, e poi successivamente anche della Grecia, Magna Grecia e Roma, avere tutti elementi. Esterni al contesto, quindi noi adesso stiamo facendo in questo periodo storico siamo molto legati al recupero, ad esempio, dei semi antichi, delle piante autoctone. Ai tempi era invece, mh, faceva molto chic, diciamo così, avere delle specie esotiche, sia dal punto di vista delle piante, sia dal punto di vista degli animali. E si giocava molto con l'elemento acqua, l'elemento acqua che è l'elemento materno. Tenete conto che i giardini egizi avevano sempre una struttura quadrata, una struttura comunque che era una vasca o quadrata o rettangolare, e um, a volte avevano anche quattro uscite perché rappresentavano i quattro oceani della, della Terra. Uh, famosissimi sono stati nell'arco del tempo i giardini eh, pensili di Babilonia, Nabucodonosor, sono riuscito a dirlo, poi non ve lo dico, no, non riesco mai a dirlo. Amava talmente la moglie si chiamava Amitis, che costruì questo gioco di giardini pensili, questa riproduzione che vedete qua, giardini pensili con cascate d'acqua dove riuscivano ehm, a rappresentare, a riprodurre eh, degli ambienti verdi rigogliosissimi che sono stati definiti tra le sette meraviglie del mondo. Il giardino greco invece fu caratterizzato dai grandi alberi il Platone in particolare, ma soprattutto nell'Accademia della scuola di Platone, era molto, molto interessante e importante avere tantissimi alberi perché si pensava che nel, nella presenza del, della perenne, quindi della quercia dedicata a Zeus, il mirto dedicato a Venere, l'ulivo dedicato ad Atene, insomma l'alloro dedicato ad Apollo, avevamo tantissimi. Alberi o arbusti perenni che eh, permettevano all'essere umano di riconnettersi con il divino. Nel, nel giardino greco si dava anche molta importanza ai monumenti, alle colonne, a delle parti architettoniche, avere dei piccoli tempi, dei piccoli altari, proprio perché rendeva questo giardino ancora più eh, particolare. Si parlava di un giardino ehm, sacro, alle ninfe, a Itaca, che era praticamente un pioppeto. Anche qua c'erano tutta una serie di giochi. D'acqua. Famose d'Atene Atene erano i giardini di Adone proprio perché immaginate che ehm, Adone. Sapete che quando si dice ah, quello è proprio un Adone, vuol dire un bel ragazzo, ok? Adone chi era Era l'amante di Venere, e quindi eh, anzi di Afrodite perché è il nome è greco di, di Venere, e, e che cosa mh, era successo? Che fu ucciso da un cinghiale, e quindi quando Adone morì. Venere pianse lacrime amare, e si dice che dalle lacrime di, di Venere nacquero le rose e la calendola, e invece dal sangue di Adone nacquero gli anemoni. E dall'unione del sangue di Adone e delle lacrime di Venere nacquero le fragoline di bosco. Ma al di là di questo. Uh, venivano celebrati delle, delle feste chiamate appunto Adonia in agosto e si prendevano dei semi venivano seminati affinché quelle piante crescessero germinassero velocemente e poi morissero e questa germinazione, questa morte improvvisa della pianta andava a rappresentare la, la morte precoce di Adone quindi anche la, la, il fatto che l'amore giovanile a volte può essere Così veloce e, e non, non viene portato avanti nel tempo. Nei giardini romani, invece, abbiamo quelli che si chiamano orti con la H, che poi diventeranno proprio i nostri orti: che sono luogo dove eh, rifugiarsi dalla vita della città della vita che è magari faticosa quindi un luogo di pace, di serenità di contatto col divino, col sacro ricco anche di elementi simbolici anche qua i romani come i greci, come gli egizi avevano grande desiderio di venirsi, di utilizzare ehm, di utilizzare praticamente ehm, eh, cascate fontane quindi anche un po' di stupire no? con questa progettazione però vediamo già qua nei nel giardini romani e nei giardini egizi c'era una grande, veniva data grande importanza alla progettazione. Naturalmente anche qua si utilizzavano tutta una serie di piante che erano dedicate alle divinità e poi sempre gli arbusti, i grandi alberi. Dopo il giardino romano passiamo invece a quello medievale, se riesco a girare la slide, scusate. Il giardino medievale allora c'erano due tipi di, di giardini: il giardino medievale del monastero, che era l'ortus conclusus chiamato anche Arbolarius, ma poi avevamo anche il giardino dei semplici. Il giardino dei semplici è quello che, ad esempio, ne trovate uno a Firenze nell'orto botanico um, e il giardino, diciamo, dei semplici era il giardino fitolimurgico, ma soprattutto il giardino collegato alle erbe officinali medicamentose. E così anche negli orti conclusis. Ortus concluso vuol dire orto chiuso, recintato. E quindi cosa facevano i, i religiosi all'interno di questo orto? Coltivavano naturalmente le, le piante per l'autoproduzione, ma soprattutto anche quelle erbe medicinali per la cura del corpo. Vi erano sempre elementi che ricordavano la Madonna e quindi. Come vedete, alcune piante che sono simili anche a quelle dedicate a Venere perché poi c'è una trasformazione no? della donna, dalla donna Venere, che è la donna passionale, ma anche la donna che poi diventa la donna, il simbolo dell'amore, e poi l'amore in senso lato rappresentato nella tradizione classica cristiana dalla Vergine Maria. E quindi alberi, sicuramente, eh, c'è cioè, piante, scusate, tipo le rose venivano sempre resi, ehm, erano sempre sempre presenti. Poi dall'altro lato invece abbiamo i giardini di corte, l'amor cortese, l'amor cortese dove invece i nobili davano particolare importanza al divertimento, ai giochi amorosi, anche agli incontri clandestini. Si dava molta importanza quindi alla progettazione di pergolati, di padiglioni dove poter svolgere il gioco delle carte, dove divertirsi. Anche qua era usuale avere molte specie esotiche e anche qua un un gioco architettonico di, di acqua, ruscelli, eccetera. Arriviamo poi al giardino rinascimentale, che è il giardino all'italiana, da cui poi trae spunto il giardino francese. Come vedete, qua cambia, cambia totalmente il rapporto con la natura perché qua viene data molta importanza all'aspetto scenico, cioè il giardino non deve essere altro che la rappresentazione concreta, visiva della potenza del Signore. Si usano i labirinti, si usano le piante soprattutto, piante perenni che possono essere eh, trasformate, quella che viene chiamata l'arte toppiaria, cioè viene, vengono eh, potati a uso e consumo del nobile, che deve dimostrare a chi viene lì per rilassarsi o per fare delle riunioni importanti, degli incontri anche politici e sociali, che quello è il suo giardino. Ok, quindi sono molto importanti anche gli elementi architettonici. Si cercherà di dare questo eh, ordine, questa simmetria quasi ossessiva. Si cerca una bellezza dove però la natura è a uso e consumo dell'essere umano. E quindi come vedete qua ma anche qua, ehm, da Versale in poi, ehm, tutto deve dimostrare che il nobile, che è possessore di questo giardino, è potente e può addomesticare la natura. La natura non viene più intesa come alleata, ma come ad appannaggio dell'essere umano, quindi giochi d'acqua, fontane, cascate, più livelli, se voi guardate anche la reggia di Caserta un po' progettata così. Diversamente invece il giardino all'inglese. Guardate che meraviglia! Io adoro il giardino all'inglese perché che cosa hanno di differenza nella progettazione? Un caos studiato. Sembra tutto selvatico, ma in realtà è tutto progettato. Sono elementi naturali, sono elementi eh, antropizzati, cioè umani. Ci sono i pergolati, ci sono comunque delle colonne, ci possono essere anche dei giochi d'acqua, addirittura ehm, delle grotte in alcuni casi. Non so se qualcuno di voi è mai andato. Nei giardini di Bomarzo, il parco dei mostri, quello è veramente, eh, Bomarzo è, mi sembra che sia tra l'Umbria e il Lazio, forse Lazio ancora, e, sì, è Lazio, Alta Tuscia. Ed è interessantissimo perché avete queste sorte di costruzioni nella roccia, cioè la, il simbolo di Bomarzo, questa faccia con questa bocca enorme, questo mostro all'interno del quale tu puoi entrare. Ed è bellissimo, oppure sempre in Lazio, um, ci sono i giardini di ninfa che sono tra i miei preferiti che. Eh, la prima immagine che avete visto quando, della slide sono proprio i giardini di ninfa. I giardini di ninfa sono stati progettati con questo intento: di modo che eh, a seconda anche della stagione vi sia un avvicendamento di colore studiato. Quindi, chi ha progettato ha veramente studiato affinché in certi momenti dell'anno, in certi momenti della, eh, della stagionalità, eh, si alternassero colori di sì. piante ma anche nella. Diciamo nelle foglie, nelle foglie, nelle. Cosa c'è? Ok, scusate, cioè abbiamo avuto un. hanno <ride> suonato il campanello, ma è tutto normale. E quindi, anche nell'avvicinamento dei colori delle foglie, dei colori della del non soltanto del frutto oppure nella fioritura degli alberi degli arbusti insomma viene tutto studiato ma è un caos calmo quindi per assumere questo carattere selvaggio siamo già nel settecento mentre prima eravamo nel cinquecento che cosa succede invece nei giorni nostri? Quindi passiamo dall'osservare come noi eh, siamo stati immersi sin dall'antichità nel dare importanza a, ai giardini, nel dare importanza alla progettazione, a ricostruire un rapporto con la natura. Mh, a volte più connessa, a volte addirittura quasi, una natura quasi assoggettata, violentata al, al volere dell'essere umano, ma poi intorno agli anni 60, cosa nasce? Nasce un desiderio, un bisogno all'interno della psicologia cognitivo-comportamentale. Non so se tutti sapete cos'è la, la psicologia cognitivo-comportamentale, ma detta in soldoni, è quella psicologia che dà importanza al fatto che ad ogni azione... Corrisponde un comportamento, ok? A un certo punto ehm, si è cominciato a a osservare, a cercare di capire come stava l'essere umano a seconda dell'ambiente in cui era immerso. Quindi, ambiente antropizzato, ambiente naturale e vedere se aumentava o diminuiva lo stress e quindi questa psicologia cognitivo comportamentale si è focalizzata su questo su questo ambito che si chiama appunto psicologia ambientale. Soprattutto perché cominciava poi dopo, negli anni 70, negli anni 80, hanno cominciato a nascere eh, comunque le prime Idee ecologiche, quella che abbiamo detto prima, l'ecologia di superficie che poi si è trasformata ed è diventata la deep ecology, cioè l'ecologia profonda. Ma si è aumentato questo desiderio di focalizzarsi sull'ambiente, e quindi a un certo punto altre. Discipline si sono interessati alla psicologia ambientale e sono state l'architettura, sono state ad esempio la progettazione urbanistica, ambientale, ma anche la stessa psicologia, la sociologia. Addirittura a un certo punto ha cominciato a occuparsi di queste cose la medicina preventiva e curativa. Una, negli anni 90 eh, una studiosa, Diana Ralph, di cui parleremo dopo parlando di ortoterapia, ha cominciato a sistematizzare una teoria che è la Culture Learning Theory, io odio l'inglese però, così si chiama, che ehm, sosteneva che osservando l'evoluzione dell'uomo si poteva affermare che l'essere umano alla fine... Ehm, soprattutto nei primi anni di vita, sperimenta alcune esperienze. Sapete che i primi tre anni di vita del bambino sono fondamentali per la strutturazione della personalità nel bene e nel male e che quindi il tipo di esperienza con l'ambiente, con la natura che uno ha sperimentato i, i primi anni di vita determina poi il il proprio rapporto con la natura, cioè noi facciamo finta, siamo nati in Africa, se siamo sperimentati più nella savana, ci siamo sperimentato pure più nella foresta equatoriale, ricercheremo nella nostra vita in qualche modo quel tipo di connessione lì. Se invece siamo cresciuti in un ambiente alpino, in la nostra percezione primaria eh, pro mh, porta noi esseri umani a sentirci maggiormente in armonia in quegli ambienti. Quindi, magari poi andremo a vivere al mare, magari saremo felici, ma a livello di imprinting è un po' questo. Eric Fromm, che magari molti conoscono in ambito psicologico, già nel 64 parlava di biofilia, che è stata poi successivamente, vent'anni dopo, da un biologo che è eh, anche entomologo, ha cominciato a studiare ancora di più questa ipotesi biofili biofilica. Che cosa significa? Che l'essere umano, in maniera innata, ha bisogno di stare a contatto con la natura. Sembra banalità sembra di aver scoperto l'acqua calda, ma anche gli studi scientifici, gli studi neuronali, poi successivamente quelli sociologici, ci hanno insegnato, ci hanno confermato che noi abbiamo bisogno di stare a contatto con la natura a livello neurologico, tanto quanto abbiamo bisogno di bere acqua e di respirare ossigeno, allo stesso identico modo. Quindi immaginate la vita di molti di noi, io per prima, io sono 22 anni anzi 24 anni, che vivo in città, prima città di Torino e poi Carmagnola, un paesone, ma <ride> ho vissuto 22 anni camminando a piedi nudi e fino a 7 anni non sapevo tanto la differenza tra mettermi le mutande e non metterle, ma lo dico con orgoglio questo, perché sono stata comunque cresciuta in maniera molto semplice in totale connessione con la natura. Io passavo il tempo a cercare di fotografare gli insetti e le gocce di rugiada sul, sulle foglie, facendo dei disastri con la macchina fotografica presa di nascosto da mio padre, ma eh, mh, io ad esempio so di essere una persona che è disconnessa dal suo bisogno primario. Quindi il bisogno di ritornare alla, alla natura ed è per questo che io penso che in questo momento storico moltissime persone si siano come risvegliate e abbiano come sentito questa necessità. Quindi eh, la natura umana, guardate questa immagine, ha proprio bisogno di stare a contatto con ogni elemento della natura e forse qua è la chiave di volta. Forse qua comprendendo che siamo tutti davvero interconnessi, ma quanto è difficile farlo, potremmo provare totale rispetto per gli altri esseri viventi e quindi trovare, puntare a quell'equilibrio. Che la vita attuale ci, mh, ci impedisce di fare. È come se noi dovessimo ritornare a quel bisogno primario che stiamo con le nostre azioni quotidiane, dal tipo di lavoro che facciamo, il tipo di relazioni che instauriamo, gli obiettivi anche molto materiali che cerchiamo di raggiungere, noi è come se stessimo rinnegando una nostra parte. Ma il richiamo della natura è talmente grande che a un certo punto prevale. Eh, come dice Wilson, il nostro desiderio di connessione con la natura è innato e potente così tanto che quanto gli altri istinti naturali. Quindi, lui analizza il fatto che le, le mutazioni rapide che stanno avvenendo in questo momento e che ci portano come dentro la ruota di, una, di un, di un criceto a correre, 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 ma le nostre, la nostra parte più biologica, anche neuronale, quindi proprio costitutiva, genetica, ehm, cambia molto più lentamente rispetto al cambio che... La, la società e il sistema ci sta chiedendo. La, la società e il sistema ci sta chiedendo di andare a una velocità che non è compatibile con quella che è la nostra velocità biologica. Noi abbiamo troppo bisogno di ritornare alla natura ed è per questo che in questo margine è come essere tirati da una parte e dall'altra e lì in mezzo si incuneano le patologie, si incunea lo stress le malattie, ma anche disturbi molto semplici. Quanti di voi magari andando in natura dicono come sto bene camminando in un bosco, ok? Infatti ci sono stati poi dei sociologi tipo Ulrich che hanno proprio studiato questo. La teoria della riduzione dello stress è stato dimostrato scientificamente perché noi esseri umani, questa è una mia opinione personale di cui mi assumo totalmente la responsabilità, abbiamo bisogno sempre di dati scientifici per... Avere la conferma di ciò che già nel nostro nucleo identitario sappiamo. Come diceva Socrate, lo schiavo sa già tutto, ha solo bisogno dell'arte maieutica di tirar fuori quello che già lui sa. Lui è già un maestro, ma non sa di esserlo. O come faceva Fidia che scolpiva un grande blocco di. Di granito quello che era di marmo e diceva dentro questo blocco di marmo esiste già la statua io non faccio altro che togliere tutto l'involucro che c'è attorno nel momento in cui noi ci riconnettiamo con la natura diminuiscono tutta una serie di patologie tachicardia squilibrio ormonale aumento del cortisolo sapete che quando aumenta il cortisolo noi ingrassiamo se noi camminiamo si riduce il cortisolo, quindi forse si dimagrisce quando si va a camminare in mezzo alla natura, non tanto per l'attività fisica di per sé, ma perché si diminuisce lo stress, si riequilibra la nostra parte più, eh, diciamo, ormonale e quindi il corpo ritrova anche una sua dimensione più equilibrata. Poi c'erano i Kaplan che... <ride> Invece hanno dimostrato, mi piace tanto questa immagine del banco in natura, perché hanno dimostrato che lo stare in natura, e qua tutto il mondo dell'outdoor education, vi faccio vedere questo libro che useremo per la formazione di questo corso, Outdoor Classroom, l'ho comprato da un mio maestro di Food Forest, un maestro indiano, però cresciuto a Londra, che si chiama Rakesh Rutman, un uomo un destino. Uomo radice, che, eh, da cui ho comprato questo libro. Ho fatto con lui un corso di Food Forest, tutto in inglese. Mi avessero preso a pugno, sarei stata più meno stanca perché per me è faticosissimo ascoltare in inglese e soprattutto cose tecniche in inglese. Vi assicuro che è stata un'esperienza non da poco, però. Proprio le, la pedagogia del bosco, non so se conoscete tutte queste cose, io ho preparato un po' di libri, questo libro qua è un altro libro interessante, la pedagogia del bosco, poi magari eh, è di Selima Negro, oppure vabbè Serena Bonura, l'orto dei bimbi, in cui si parla delle varie possibilità di progettazione degli orti didattici. Però dicevano che quell'attenzione volontaria che uno deve mettere quando sta attento a scuola, ascolta le tabelline, ascolta le lezioni di storia, quell'attenzione volontaria che adesso voi state perdendo, perché poi alla fine sono noiosa anch'io, anche se cerco di fare la giullare ogni tanto, eh, si perde dopo pochi minuti. Se noi siamo invece in un ambiente naturale, questa attenzione volontaria viene sostituita da quella che viene chiamata attenzione spontanea o involontaria. Quindi, L'attenzione involontaria permette il mantenimento più, in maniera più costante dell'attenzione volontaria. E quindi alla fine mio figlio a dieci anni, che si chiama Siddhartha, era già saggio quando mi diceva mamma sai che se io avessi un banco nel bosco riuscirei a stare attento a scuola. Lui ha passato tutta la, la sua le medie, le elementari a guardare fuori dalla finestra perché era appassionato di ornitologia, quindi conosceva tutti gli uccelli, e, e quindi guardava gli stormi, guardava gli alberi, insomma. E quindi i bambini sono i nostri grandi maestri. Che cosa dicono i Kaplan? Dicono che ci sono quattro elementi da prendere in considerazione. Il fatto che, quella che chiamano fascination, cioè il fatto che l'ambiente naturale ci può affascinare. A un certo punto noi sentiamo qualcosa che cresce dentro e che ci, Cattura la nostra attenzione. E anche la capacità dell'ambiente del being away, cioè di portarci lontano da quelli che sono quei, quei pensieri che ci opprimono, quegli ambienti che ci opprimono. Io non so voi, ma se mi capita raramente, sempre più raramente, per fortuna, di andare in un supermercato, io non compro praticamente più nulla al supermercato, mh, ma queste luci neon, questo, cioè io mi sento morire lì dentro. Se vuoi farmi del male, portami a un centro commerciale. <ride> L'extent invece è la capacità di sentirsi parte di un tutto. Quando a un certo punto, non so, spero, vi auguro, vi sia mai capitato, di essere in natura e di perdere l'idea di essere. La vostra percezione corporea è più, come si può dire, più fluida. Quindi vi sentite più parte di quel contesto. Forse la, la sentiamo quando, quella, quando stiamo a galla nel mare, forse quella è una sensazione in cui ritorniamo un po' indietro anche al liquido amniotico. E poi la compatibility, cioè la capacità del, la, la possibilità di riuscire a integrare quelle che sono le nostre predisposizioni, la nostra indole, il nostro obiettivo. Personale con quello che è l'ambiente in cui ci troviamo quindi per dirla con altre parole se non riusciamo a connetterci con la natura e quindi a superare quel muro che a volte ci tiene lontano riusciamo a beneficiare dei suoi effetti e ci sono vari vari modi di beneficiare de degli effetti della natura può essere un beneficiare in maniera concreta stare seduto sotto un albero in giardino ma Può essere anche osservare un bel bosco fuori dalla finestra, oppure semplicemente avere un bel quadro. Se non ce l'ho più, ma ho avuto per tanti anni un grande quadro di sequoie qua nel mio living. Sono tre cose molto diverse, però che è stato dimostrato modificano eh, l'impatto sulla persona ed è per quello che un ambiente assettico di cura. Non va bene, immaginate invece un ambiente dove ci sono quadri, di natura, anche un ufficio. Un ufficio la cui finestra dà su un altro palazzo grigio o un ufficio la cui finestra dà su un ambiente con degli alberi. Dove lavoravo prima in Asla. Io quando facevo il colloquio con i miei pazienti vedevo tanti alberi, i tassi. Poi la signora Caccia che solitamente mi parlava, e poi c'erano gli scoiattoli che venivano a bussare alla finestra a chiedere le noccioline. Insomma, era sicuramente diverso. Immaginate quindi che effetto può fare alle persone la natura ed è per quello che in in ingegneri, architetti, addetti al paesaggio, all'urbanistica, sanno bene che riempire di verde una città vuol dire diminuire l'aggressività dei suoi abitanti. Questo è un palazzo che presenta Torino. Palazzo Albero, guardate che bello, ci sono proprio tanti alberi sopra. È una progettazione che c'è vicino al parco del Valentino, ma senza arrivare a queste cose immaginate quanto può essere importante il parco, le aree verdi. Torino, ad esempio, è una delle città più verdi in Europa. Quindi è importantissimo riuscire a creare una predisposizione a ritornare alla natura anche in ambiente urbano. E eh, naturalmente migliorano anche le funzioni cognitive nel momento in cui riusciamo a stare in natura. Non per niente, eh, io ho, fatto, ho preparato l'esame di maturità praticamente dentro un parco per poter migliorare la mia parte più cognitiva. Eh, Daniela Daniel Reelf, di cui abbiamo parlato prima, nel 1992 ha scritto questo trattato. Uh, che parla proprio di orticoltura. Lei va ad analizzare i vari modi di fare orticoltura, quindi um, modifica un po' l'approccio all'agricoltura, che era quella di produzione, per darle un altro ruolo. Uh, quindi tra gli anni 80 e gli anni 90 sintetizza questa. Questo studio, fa questo studio, questa ricerca, dove coinvolge anche la sociologia, la medicina, la psicologia, eccetera, e va ad analizzare come sia importante anche a livello sociale, a livello di cura delle persone, a livello sociale, a livello di progettazione e a livello anche medico avere degli orti. E differenza quelle che è la terapia orticulturale, un po' quella che facevo io con i miei pazienti, quindi l'ortoterapeutico per persone magari ai margini. Um, I giardini sociali, per socializzarli all'interno di un quartiere, i giardini curativi, ad esempio all'interno degli ospedali, quindi anche poter delle RSA o dei luoghi di cura, insomma, e poi tutta la progettazione sia dell'esterno che dell'interno. Negli anni 90, proprio in California, eh, comincia a prendere piede sempre di più l'ecopsicologia. Cosa vuol dire? A ah, eh, unire la psicologia con quella che è la fisica ecologica si è capito a un certo punto che era necessario favorire ehm, la riconnessione con la natura per gli esseri umani, perché eh, c'era stato proprio uno sradicamento dalla, dalla natura e si era cominciato a creare tutta una serie di malessere, eh, depressione, eh, senso di ansia, attacchi di panico, che... Eh, potevano essere ricollecati a questo stress dovuto alla vita in città, alla vita urbanizzata. Quindi, mentre la psicologia ambientale si occupa di osservare come l'uomo eh, si comporta in un ambiente urbano, un ambiente cittadino, un ambiente naturale, le diversità di comportamento, l'ecopsicologia cerca proprio di ricreare questo contatto tra la natura e l'essere umano per curarlo. Okay? E quindi riuscire a ritrovare il piacere di stare in natura, di aver cura della natura e sviluppare, ritornare ad avere quella che è un'anima ecologica. Quindi tornare a far sì che prendersi cura della natura non sia un atto individuale, ma sia anche un atto collettivo. Come dice Capek nel 2008, questa frase a me piace tantissimo, l'umanità dovrebbe affidare il proprio futuro, sapete a chi? non agli industriali, non ai politici, non ai medici, non agli economisti, ma ai giardinieri. Perché immaginate che i giardinieri sono coloro che si mettono a servizio del futuro, perché piantano alberi ben consapevoli che magari non ne potranno mai avere il frutto, ma fanno questa azione collettiva di amore, di amore comunitario, di mettersi come servitori insegnanti a disposizione dell'umanità. Quindi, quali sono i benefici di una terapia orticulturale? Sono tantissimi. Immaginate, immaginate un anziano che vive in una RSA, in un ambiente sradicato dal proprio ambiente di vita, che si può però prendere cura di alcune piante. Quindi, eh, può prendersi cura di un geranio, di un basilico, di un rosmarino sul davanzale della camera. Sembra una banalità, ma non so voi, ma io quando apro. La mia porta finestra sul mio micro balcone di 4 metri quadri, parlo alle mie piante. Io sono felice e la prima cosa che faccio è uscire sul balcone e salutarle. Mi potrebbero prendere per pazza, ma chi lo sa. Poi ci permette di proprio ritrovare un equilibrio, un equilibrio da un punto di vista emotivo, ma anche di poter vedere. Immaginate ad esempio un, anziano, un disabile, una persona che è sulla sedia a rotelle o perché ha un handicap eh, psichico-fisico o perché magari ha avuto un incidente con un handicap solo fisico, ma che si prende cura delle piante mettendo il sostegno, mettendo i tutori. Quindi immaginate anche a livello materiale, fisico, concreto, l'aiutare una pianta a stare in piedi come faccia da opera di rispecchiamento a quella che è la propria situazione di um, disabilità o di um, abilità diversa rispetto agli altri. Immaginate tutte quelle persone che vanno in pensione ed è una crisi per andare in pensione. Uno l'aspetta tutta la vita la pensione, poi va in pensione e non si sente più utile. E quindi che cosa fa? Può ritrovare una sorta di lavoro infatti è normale vedere tantissimi anziani che stanno tutto il giorno in orto. Io lo dico, ma qui lo dico, qui lo nego, è anche un modo per salvare il matrimonio stare in orto. Perché <ride> puoi scappare <ride> dalle dinamiche patologiche della tua coppia. I miei genitori secondo me non si sono mai separati solo per questo, perché mio padre aveva l'orto, aveva il campo e quando arrivava dal lavoro andava a coltivare. Infatti, immaginate un bambino che si deve prendere cura di un'altra pianta, di una pianta. La responsabilità, i bambini sono molto responsabili, eh. i bambini gli dai un seme e loro si sentono assolutamente responsabili. Mi ricordo di una volta a uno scambio semi a Firenze, tre anni fa, c'era Pietro, un bambino di Napoli, che era venuto lì. E io gli regalai dei semi e gli dissi: Pietro, tu hai una grossa responsabilità, devi far crescere queste piante. E lui mi guardò dritto negli occhi. E mi fece sì con la testa, ma io sono sicura, come ho scritto in un articolo, che su una pietra veramente stabile ho poggiato la mia fiducia. Perché i bambini sono molto più responsabili degli adulti a volte. L'orto può permetterci di esprimere la nostra creatività. Lavoriamo tantissimo sulla frustrazione. Immaginate che adesso i miei cavoletti di Bruxelles sul mio orto balcone stanno crescendo, ma quei cavoletti di Bruxelles sono stati seminati come pianta a maggio e siamo a fine novembre. Io, qualche giorno, potrò, potrò raccogliere una donzina di cavolini di Bruxelles. E quindi immaginate quanto noi sperimentiamo la pazienza, l'attesa, la fiducia il tollerare che ci arriva la cavolaia, ci arriva la cimice, è troppo caldo, insomma. Immaginate come possiamo lavorare sulla osservazione anche della ciclicità delle cose. Queste cose non le abbiamo dimenticate e poi sviluppiamo anche concentrazione, quella cosa che dicevano Kaplan, i fratelli Kaplan. Insomma, tutto questo sproloquio, se riesco a far andare avanti, per farvi vedere qualche esperienza di orti sociali e comunitari. Allora, um, questa è un'esperienza che è stata portata avanti da diversi anni, penso sia ancora attiva perché la responsabile, che conosco sulla rete, insomma, Maria Leudisi, adesso non abita più a Lampedusa, è tornata a vivere a Palermo. E ha avuto un altro bimbo, ne ha due. Lei era la responsabile educatrice, terapista delle, in ambito psichiatrico di questo orto, il eh, porto, porto gioco orto con la parola porto di Lampedusa, dove lavorava con la psichiatria. Ma loro sono riusciti a creare un orto che fosse un'esperienza anche comunitaria: un'esperienza per gli abitanti dove lavoravano insieme i malati psichiatrici, i bambini, dove si faceva anche il mercatino. Quindi immaginate. Come è bello per una persona che si ritrova magari ad avere delle difficoltà legate a una patologia che è reale, che non è che scompare, ma si integra. E quindi qua davvero andiamo a seguire quello che è uno dei tanti dei dodici principi della permacultura, che è integra invece che separare. Usa e valorizza in margine. Queste vedete la cupola geodetica per la serra, le cassette colorate con i bambini, la festa nel momento in cui si fa la pacciamatura dell'orto. Invece, questo è stato il mio primo progetto di cuore. Il 17 maggio del 2015, nato Karma Orto. Un'esperienza che è durata due anni. Io allora non... <ride> ero tornata da due mesi da un corso, il primo corso di agricoltura sinergica che ho fatto in Toscana mi chiamò l'assessore alle politiche sociali che mi conosceva così di vista e mi diceva, Annalisa tu hai un'associazione di teatro? Sì è vero avevo un'associazione di teatro, donne che ho amato tantissimo, ma lo vuoi un orto? Ma io un'associazione di teatro non di orti, però effettivamente ne sto aprendo una che si chiamava Educare il cambiamento con il mio caro amico Alessandro Valente e, e allora abbiamo messo su questo micro orto con dei volontari degli amici volontari io eh, sapevo a malapena fare un orto, ho sperimentato, ho fatto un po' di pasticci, ma è stata un'esperienza molto interessante. Tenete conto che questa era la forma di un sole nascente ed era la parte di orto sposta ad est. Qua abbiamo fatto teatro, abbiamo fatto playback theater. Io, ai tempi, ho avuto questa compagnia teatrale. Abbiamo fatto 60 performance in 5 anni, insomma, ci siamo divertiti un sacco. E quindi abbiamo sempre unito quella che era l'aspetto sociale, l'aspetto teatrale, quella parte della permacultura. In questa foto mh, sono molto legata a questa foto perché è stata la mia primissima lezione di agricoltura sinergica quando non ero neanche in tirocinio. E quindi mi emoziona sempre vedere questa foto qua. Abbiamo fatto delle feste con i bambini, poi c'è anche mio figlio piccolo, quando era piccolo, che adesso è alto 1,90 m. E, e quindi abbiamo anche celebrato alcuni momenti di passaggio, il passaggio di Samendal, il periodo delle messi, al periodo dell'ombra, quando il seme viene messo sottoterra e attende l'arrivo dell'inverno e poi la primavera. E poi questo è il progetto che ho portato avanti, Pesamimo, ne parleremo durante il corso perché abbiamo raccolto tantissimo materiale, è stato portato avanti per due anni, poi il Covid ce l'ha bloccato. Un piccolo esempio di orto sinergico a Torino, dentro una scuola elementare dove però abbiamo lavorato sulle dinamiche i bambini, dove abbiamo lavorato sull'integrazione di bambini anche con l'autismo, bambini mh, che arrivano da altri paesi, quindi mh, una classe multietnica, anche se l'etnia non mi piace come termine. E questo questo orto l'hanno chiamato orto sacro, ma non è stata un'idea della maestra o di Annalisa, è stata un'idea dei bambini. Quando Paolo si alzò in piedi a otto anni, mi disse: Maestra, perché mi chiamano maestro allora. Lo vogliamo chiamare orto sacro, perché i bambini sono sacri e sono il futuro del mondo. A quel punto lì mi è venuta la pelle d'oca e ho detto: vabbè, io ho finito, non ho più nulla da insegnare. Questo invece è stato un orto terapeutico dove ho fatto i tirocini, orto ortocampo, cooperativa sociale a Gassino, a nord di Torino, dove con uno dei miei maestri, Luciano Mastroleo, eh, sono stati portati avanti da loro come cooperativa arcobaleno, l'arcobaleno, tantissime esperienze tra il selvatico e il coltivato, che è anche una bella metafora di quella che ehm, è stata appunto ehm, questo lavoro con le persone con problemi psichiatrici. Era sede, poi infatti vedete, poi facevo l'assistenza, l'assistente, le prime mie lezioni, avevo anche un tatuaggio in meno perché ne ho due, eh, anzi ne ho tre. E, e quindi qua facevo la lezione sull'acqua ed è anche stato luogo della scuola piemontese di agricoltura sinergica. E poi il mio progetto di cuore, ancora di più che Karma Orto: l'orto sinergico contorto. Uh, nella Asle città di Torino, insieme alla cooperativa Ginepro 2, che sono stati dei fidi alleati, seppur non è facile sempre riuscire a seguire un orto terapeutico con persone molto difficili, in sette anni sono passati più di 120 pazienti e quindi queste sono le varie fasi della costruzione del nord sinergico questo è stato invece un lavoro che abbiamo fatto sempre a Mirafiori Sud eh, però all'interno del progetto Orti Generali qua come ASL, insieme a questa associazione, ho condotto un gruppo di otto pazienti e abbiamo progettato l'orto dall'inizio. Tenete conto che questa era una discarica di rifiuti all'inizio, perché sono tre ettari che sono stati bonificati, bellissimi, pieni di alberi, api, luogo orto sinergico, orto collettivo, orti affittati, c'è il chiosco, insomma, è bellissimo gli animali. E noi siamo stati i primi a entrare. Quando c'era ancora l'immondizia altissima, abbiamo fatto questa opera di riqualifica nel luglio del 2018 abbiamo inaugurato SOS Orto e questo è SOS Orto visto col drone. Adesso naturalmente qua non era uh, fiorito, adesso è bellissimo perché lo segue una volontaria che è brevissima, sono molto contenta perché uh, lo tiene come se fosse un bijou. Questa invece è una foto eh, del primissimo mio laboratorio nel 2017 come insegnante, ma non ancora diplomata, perché sono diplomata nel 2018, sono andata in Valtellina All'interno di un progetto dello SPRAR, quindi la, la ricollocazione di quei ragazzi giovani, giovanissimi, tutti altissimi, anzi alti 1,90 in su, due metri, eravamo dall'Africa, qui il barconi, insomma, arrivati in Valtellina attraverso la cooperativa lotta contro l'emarginazione di, di, di Milano e Sondrio, venivano ricollocati a livello lavorativo. Una delle cose che dovevano fare era fare l'orto. Qua abbiamo parlato, non so se erano 3-4 lingue. Eh, perché c'era il francese, c'era l'inglese, c'erano i vari dialetti, insomma, ed è stata un'esperienza molto bella, che è ancora portata avanti dalla mia amica Novella, Novella Parolini, che è un'educatrice bravissima con cui collaboro sempre in valtellina, e loro, eh, questo orto si chiama Risorto. E poi vi leggo questo. Questa è una foto del, del mio orto, questa è un po' riassunto di quello che, secondo me, è andare a progettare orti terapeutici dell'anima. E la metafora è questa: che arriverà un giorno in cui la terra maltrattata, abbandonata e violentata e sfruttata nella, sfruttata nella tolleranza dell'attesa e nell'ascolto dei grilli, non quelli per la testa, la terra ritroverà la sua energia, la sua fertilità, senza bisogno di sostanze esterne, senza bisogno di doparsi né concimare per dare tutto e subito. La pacciamatura calda, come abbracci materni e paterni buoni insieme, saranno protezione e visione sul futuro. Anche quando vi diranno che le erbacce vanno tolte, noi continueremo a entrare come gentili ospiti nell'animo della terra e delle donne e degli uomini che se ne prendono cura. Fioriranno i bulbi messi nell'oscurità nell dell'autunno e germoglieranno i semi che avremo sparso su terra fertile. Raccoglieremo tuberi nascosti agli occhi dei più e scoppieremo in una fragorosa risata, come questo ragazzo, che mi diceva sempre: Annalisa, perché quando vado dalle api, perché lui faceva anche apicoltura, sto senza guanti, mi sento totalmente connesso con loro e tutto allora avrà avuto un senso. Questa è la mia esperienza di ortoterapia, sono grata alla vita per aver permesso a me e a queste persone di condividere sette anni, in parte un po' triste perché andando in via dall'ASL ho dovuto lasciare il testimone, ma consapevole che l'esperienza ha avuto il suo perché. E quindi la mia presentazione è finita. Qua ci sono eh, una slide con appunto l'orto giardino terapeutico dell'anima, i giardini armonici. Che se vorrete eh, tutto quello che vi ho raccontato oggi verrà naturalmente ampliato tantissimo in questi quattro incontri. Spero di darvi delle idee per chi eventualmente volesse. Lanciarsi in questa meravigliosa avventura con un orto all'interno di una scuola, all'interno di un proprio orto giardino, all'interno di una fattoria didattica, di un'azienda agricola, di un progetto chissà quale. E poi a dicembre, se vorrete, nella mia serra semenzaia ci sarà un momento dal vivo all'orto di Artemisia, che è il mio orto appena nato, a forma di Hank, che è la croce della vita, per fare un piccolo scambio di semi e sapere <ride> nella ridente carmagnola. Eh, il 24 e 31 gennaio il 7 febbraio con il mio alleato Tommaso Turchi, Seed Saver, Storia dei semi di Firenze, amico fondatore di Seed Vicious, questa associazione che vanta ormai alcuni anni di grande esperienza nel recupero, riproduzione, raccolta e conservazione dei semi, parleremo appunto di questo, Storia dei semi, dei Seed Savers, la riproduzione, la raccolta e la conservazione dei semi. A breve, non so ancora quando, penso a gennaio, fermento orto con Cristina De Vita che è stata la cuoca del mio PDC 72 ore, questo un corso di permacultura fatto nel 2016 come allieva e lei è una grande fermentatrice, brevissima, quindi parleremo dell'orto, delle verdure dell'orto e come fermentarli, come produrre, da, do, come non buttare via niente attraverso l'essiccazione, la fermentazione, il mettere da parte. E poi il 13, il 20, il 27 gennaio, non so se è ancora collegata qua con noi, eh, questo progetto che mi piace tantissimo, eh, io e Claudia Simoncin, che è una garden design eh, ed è stata anche la mia corsista, mi piace allearmi, eh, presenteremo ben 12 design di quelli che, che abbiamo chiamato i giardini cosmici. Quindi andremo a vedere come progettare i giardini di Venere i giardini lunari, i giardini del Sole, i giardini di Saturno e via dicendo così, tenendo conto non solo delle piante e delle loro energie, ma anche della forma collegata al pianeta. I cristalli da poter utilizzare come potenziamento dell'energia del giardino, i colori, le forme, insomma, andremo a lavorare tantissimo su questa parte che è più collegata all'etere. E grazie <ride> per aver condiviso questo cammino con me bello eh? devo dire che qua ci sono anche le hortense quindi l'ha ho messa giusta perché sono delle acidofile <ride> quindi nel bosco ci stanno bene quindi lascerei qualche minuto se qualcuno ha delle domande sono riuscita a stare nei tempi sto migliorando parecchio e, e quindi non so, la parola a voi aprite i microfoni se avete qualche domanda Se e eh, volevo sapere ma per adesso solo su Zoom sono questi corsi? Chiaramente sono tutti su Zoom? Sì, questo sì, perché sono corsi teorici. Ecco. Eh, se qualcuno di voi è così abile da organizzare un gruppo in presenza, come hanno fatto i miei amici di Varese, io domenica ero a Varese con 20 persone, e io lo faccio anche in presenza. Però... Quello di Casal Borgone non si fa più, vero? No, perché eravate troppo pochi oh. e devo dire che non c'avevo voglia. Ah, ecco. <ride> ho lavorato troppo quest'estate, ho costruito 12, 12 orti dal vivo. E sono ma andate. poi in primavera ci sarà qualcosa di pratico? Qualcosa? Uno, tutti i weekend, praticamente io non ho mai un weekend libero, quindi... Ah, sì, dalla primavera? No, ma... Sì, in primavera si fanno gli orti, a gennaio possiamo sì, piantare esatto. alberi gennaio febbraio allora a febbraio probabilmente in senza probabilmente vado il terzo weekend sono in sardegna a fare un corso poi probabilmente anche in sicilia a marzo sarò in umbria in lazio e, e poi ad aprile eh, ho un corso in piemonte vicino a torino mm. e, e un altro non mi ricordo più a ah, uno forse a parma e a maggio ne ho uno, inizio maggio nell'Astigiano, per cui c'è ancora qualche spazio. Poi io vado avanti fino ad ottobre a fare i corsi da vivo. Quindi diciamo che il periodo clou è fino a maggio, aprile. Sì. Diciamo, poi in realtà si fanno: eh? a luglio si fanno gli orti già autunnali, però se tu vuoi avere l'orto estivo è entro giugno massimo proprio. Ma è un corso di permacultura invece? I corsi di permacultura sono corsi nelle quali io sono stata a volte invitata come insegnante. Rispetto alla parte agricola, sono dei corsi più complessi, durano 12 giorni pieni in presenza, più c'è cioè un giorno a metà, più un giorno a alla fine stai via 15 giorni almeno. E eh, sono organizzati dall'Accademia Italiana di Permacultura da diversi insegnanti. E puoi guardare sul sito e vedere dove ci sono dei corsi così attivi. Ah, perché chi tu li non li fai? fai. No, io no, da soli non si possono fare i corsi di permacultura. No, ho capito, scusa. Io, no, 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 si possono fare solitamente ci sono almeno due insegnanti prevalenti, se mi chiamano, li faccio. Uh, io devo dire che dovrei ancora diplomarmi in permacultura, non mi sto diplomando perché sono pigra. <ride> Però magari da prima le lo do l'esame. Hai troppe tipo. cose, magari, fai tante cose. Faccio tante cose, sì. Sì, complimenti comunque. Grazie Francesca. Okay. Comunque, i corsi, se ti interessano, sono molto belli anche quelli di Anna Bartoli. Lei li fa a weekend, quindi fa, fa? a dove weekend fa? invece che fare 12 giorni di seguito, fa, 12, fa 6 weekend di seguito. Come si chiama Anna Bartoli? Anna Bartoli, sì, sì. Anna e dove Bartoli? li fa? Li fa a casa sua che è in Emilia. Ah. Ma ci sono eh. comunque corsi um, a Orti Generali. Io l'anno scorso ho fatto il corso di permacultura. Uh, ho fatto la parte agricola e di permacultura sociale ed è, sono organizzati da orti generali. Tieni conto che solitamente però sono organizzati dalla primavera all'inizio autunno sì, perché c'è certo. eh, la parte di permacultura, sì. vuol dire lavorare su vari ambiti. La parte di orto solitamente è dedicata a un weekend. Grazie. Prego. Grazie. Grazie a chi ha scritto in chat. Chi era? Stefania. Grazie mille. Siete tanti, 24. non avevo visto. Ho visto che c'è anche Benny. Benny, palesati, perché Benny è il mio corsista stalker. <ride> Benny, l'Orto della Pace, da Battipaglia, Regione Campagna. Ti ho visto, prima ho visto che avevi iscritto, magari adesso lui solitamente si collega dall'Orto, anche se adesso è buio, ma non penso sia più in orto. Claudia, eccoci qua, vuoi dire qualcosa sui seminari? Adesso mi odia perché non glielo ho detto, che la faccio sì, parlare. Si prendi sempre di sprovvista, No, io sono, sono molto emozionata di fare questo, questo corso con te. Che sarà quello che... di gennaio però. Sì, sarà non in gennaio. Ehm, Annalisa farà tutta diciamo, la parte dedicata ai miti, e ai pianeti, alle piante io l'ho aiutata la sto aiutando per la parte del design e quindi sarà bello vedere come si uniscono poi tutte queste cose tutte insieme Sì, più poi, anche la, la progettazione proprio di sinergica sì, non solo grazie, delle piante, grazie, ma di permacultura sì, sì. E ah, sì. io vorrei poi, sarei tanto curioso di sapere se c'è qualche pazzo che veramente farà uno di questi. Di questi io? io non vedo l'ora di avere un terreno aperto così. <ride> Anzi, facciamo un annuncio pubblicitario perché siamo anche commercianti di noi stessi. Noi avremo questo book di 12 design. Quindi, se qualcuno vuole l'orto di Venere, l'orto di Marte, Marte. Di oppure se volete avere addirittura tutti i dodici design, possiamo fare un progetto, potremmo fare anche il tredicesimo. Allora io propongo una cosa, non te l'ho ancora detta Claudia, te la dico qua, eh, io oddio. voglio il tredicesimo pianeta, cioè il tredicesimo segno, perché voi dovete sapere che in realtà io non sono Sagittario, io sono Ofiuco, perché chi è nato tra il 30 di novembre e il 15 di dicembre non è Sagittario ma è Ofiuco. Che è il grande saggio e quindi io adesso voglio anche l'orto design di Ofiuco. <ride> però bisogna... Vediamo se riesco ad accontentarti, dai. <ride> Bene, vediamo, grazie a vediamo. chi sta scrivendo in chat, grazie a Stefania, a Diego, a Piera, a Serena, visto che avete scritto, poi chi c'è? Ferdinando, Sve, ok? Ok, stavo guardando se avevo letto tutto. Se avete delle domande, se invece eventualmente foste interessati, io inizio il 2 di dicembre, io inizio comunque, che siate 2, 3, 4, perché comunque ehm, lo voglio registrare, poi lo metterò sul mio sito dal prossimo mese. Eh, e quindi si, ci si può iscrivere da adesso in poi: lisarolfo chiocciolagmail.com, analisa rolfo su facebook, lisa permacultura su telegram. È quello per un canale. Eh, se volete, cosa ho anche la pagina Facebook, ma non me la ricordo mai. Adesso provo: Annalisa Rolfo, Permacultura, Agricoltura, Teatro ed, ed Equazione. Non te ricordata, ricordata. Ho scritto io quel titolo, ma non me lo ricordo mai. E, quindi eh, mi potete trovare un po' dappertutto. Ci sono in questo momento lo dico così a titolo informativo, dato che siamo qua: anche i pacchetti per il mio Green Friday invece che Black Friday. Day, però anche oggi se è martedì ehm, per cui ho fatto i pacchetti natale con tutti i miei corsi con delle promozioni che saranno attive fino a Natale in realtà fino al 31 di, dicembre perché poi le metterò in un altro in un altro con un altro prezzo naturalmente adesso ti ricordo tutto Serena e eh, i pacchetti sono agricoltura base più agricoltura avanzata che si chiama Testa Brock in Piemontese Devi ridere Claudia, scusa, fai finta di ridere, fammi da clack, ma uffa. <ride> eh, poi abbiamo aspetta, se me li ricordo, eh, perché poi abbiamo agricoltura sinergica, base avanzata più eh, piante e miti, che si chiama Badola, che è un tipo di fagiolo, ma vuol dire anche un po' sciocco. Poi abbiamo Fulatun, che vuol dire anche una sfumatura di sciocco, con base avanzata, piante miti, ortostrologico, che verrà registrato ortostrologico giovedì sera, più questo corso, eh, tutto questo corso. E poi abbiamo l'ultimo pacchetto che si chiama Chaparat, che sono i prenditopi. È proprio una, un lavoro che mi veniva fatto negli anni 20 e ehm, che prevede tutti questi corsi più una Zoom privata con me di due ore di consulenza sui propri orti, sui propri design, eccetera. Allora, ripeto un attimo, per chi mi ha chiesto in chat. Sì, Benny troverai allora la registrazione sul mio canale YouTube, è vero, c'è anche il mio canale YouTube. Um, e troverete la registrazione per chi è arrivato in ritardo, per chi vuole rivederla, anzi se vi iscrivete sul mio canale YouTube io sono una donna contenta. E gli argomenti per ogni lezione saranno appunto um, il primo sull'orto, diciamo, personale curativo per la propria zona 00. E quindi l'orto meditativo, l'orto energetico, la seconda lezione invece sull'orto didattico per le scuole parentali, per le scuole del bosco, per le scuole normali, anche. Ehm, la terza lezione sugli orti comunitari, gli orti sociali, e la quarta lezione invece sugli orti terapeutici, che si, ci si possa occupare di adulti in difficoltà, di donne maltrattate, di persone con problemi psichiatrici, disabili. Adolescenti, insomma, eh, io ho una grossa esperienza in ambito educativo e quindi, ehm, riesco a spaziare su tutti questi ambiti perché, comunque, sono quasi 46 anni e quindi il lavoro ne ho fatto in tutti gli ambiti, eh, con grande passione. Niente, io spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Con le mie concittadine ci sentiamo e ci vediamo, dice anche il bimbo di Serena. <ride> Anzi, venite a dare una mano all'orto di Artemisia che c'è da scavare. <ride> Apri il microfono. Non ti sento. Ma dove si trova lì? Allora, l'orto eh. di Artemisia è un orticello minuscolo perché tu devi sapere che io nella vita non posseggo nulla, neanche gli abiti che indosso perché solitamente sono usati, mi piace molto il riciclo. Sì, ehm, quindi avevo questo orto terapeutico dove lavoravo in Asle e poi l'altro orto collettivo. E poi eh, facevo l'orticello prima nel campo di mio fratello a San Grato, che è una frazione di Carmagnola, e poi durante il lockdown ho fatto un po' l'orto davanti a casa di mia mamma. Ma vista le dinamiche familiari, varie capre, pecore, che mio fratello fa scorrazzare sul campo, che oggettivamente è suo, 100 metri quadri di orto non aveva più voglia di darmele, quindi io ho chiesto all'universo che arrivasse un orto ed è arrivato. Cioè l'ho chiesto ed è arrivato nel giro di un'ora. E quindi c'è il signor Franco che è praticamente a Salsasio ha un campo che divide in vari lotti e ha lasciato da altre due persone, Salvatore e Walter, e lui coltivano. Sono bravissimi. Infatti, io ho un po' di ansia da prestazione perché loro sono bravissimi e dicono che non usano la chimica. Per cui mh, so che embriacano un po' le piante con il macerato d'ortica, perché sono sempre lì che spruzzano. Loro pensano di allontanare le cimici, ma il macerato d'ortica. È ricco di potassio e di azoto, quindi sono pompate. Quindi hai dei cavoli che quando entri hai paura che ti mangino, perché sono, sono okay. oh, ma di più, ma sono grandi, sono enormi. But Però I... la cosa positiva è che sono donna e quindi mi trattano con i guanti. La cosa negativa è che ogni volta che vado là, se per caso mi vedono, mi chiacchierano, mi, mi faccio dei colloqui perché sono sempre educatrice e quindi mi raccontano tutta la loro vita e io non faccio niente. Dall'altra però hanno pena di me perché faccio questo orto strano, rialzato, con la paglia, che loro sono convinti che non darà mai nessun frutto. Poi ho fatto anche dell'installazione di elettrocultura e quindi dicono: pensano che io sia pazza. E magari un po' di ragione ce l'hanno, e quindi mi regalano sempre della verdura. E quindi alla fine io raccolgo comunque verdura. Hanno paura che non mangi insomma. Oh, guarda, non penso perché ho chili da perdere, quindi potrei stare a digiuno anche due mesi, non c'è problema su questo. Ma noi veniamo volentieri a trovarti. Tra l'altro, noi lavoriamo lì in Salsazio, lì praticamente... quindi in mezzo ai campi. Ecco. Ah, ah, voi allora siete quelle brave, io sono quella che insegna. No, 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 noi abbiamo da imparare tanto, tanto, tanto. Va bene, dai, ci faremo un po' di chiacchiere. Allora io Bravo. vi ringrazio. Vi lascio tutti grazie. andare a mangiare e a presto, spero di vedervi. Un bacio. Una buona serata a tutti. Ciao a tutti, grazie, è stata una meraviglia. Grazie, buona serata a tutti. Ciao, ciao. grazie. Adesso. Ciao, ciao a tutti.